Benvenuti sul mio canale. Per realizzare questo fiore ho scelto questi due colori. Prendo della carta da forno e vado a versare sopra un acrilico di colore bianco. Utilizzo una retina e la vado a chiudere in questo modo per fare delle venature sui petali. Vado a bagnare la retina nel colore. Poi vado a schiacciarla su una parte del foglio pulito per far sì che risulti un colore leggero. Guardate, il risultato sembrano proprio delle venature realistiche. Continuo facendo sempre lo stesso movimento. Il risultato finale deve essere così, senza eccessi di colore. Continuo terminando il foglio, lascio asciugare e vado a colorare anche la parte dietro. Lascio asciugare tutto e poi procedo. Vado a tagliare la sagoma direttamente su un quadrato di gomma Eva. Trovo il centro e poi vado a tagliare in questo modo, piegando a metà il quadrato e vado a tagliare gli angoli interni. Partendo dal centro, lascio un centimetro e inizio a tagliare. Dopo aver tagliato la sagoma, vado a ritagliare ogni singolo petalo in questo modo. Dall'esterno verso l'interno, rimanendo una punta all'insù. Procedo tagliando tutti i quadrati. Di solito realizzo sagome semplici e senza stampi. La diversità di ogni sagoma rende il lavoro più originale. Procedo nel tagliare tutte le sagome. Per realizzare questo fiore ho scelto due colori simili. Sono belli e sono semplici, si possono realizzare delle bellissime composizioni floreali. La punta tagliata in questo modo li rende molto particolari. Ed ecco le sagome che ho realizzato. Ho tagliato vari quadrati, misura 10x10 e 8x8. Su della gomma Eva di colore verde vado a disegnare delle foglie a mano libera. Le disegno in modo semplice. Le vado a tagliare tutte nello stesso modo. Dopo averle tagliate, con le forbicine faccio una bordatura più realistica, facendo dei piccoli taglietti e togliendo l'angolo. Per modellare queste sagome utilizzo una piastra messa alla massima temperatura. Quando la sagoma si è rialzata, la vado a modellare in questo modo,
girando il petalo tra le dita. Quando vado a girare il petalo, lo giro più verso il basso, partendo dal centro. In questo modo non si spezza. I petali saranno simili, ma non saranno uguali. Procedo modellando le foglie. Dopo avergli dato forma, segno con uno stuzzicadente le venature. Procedo ad assemblare i fiori utilizzando questi pistilli. Per fare lo stelo utilizzo del filo da giardino rivestito. Vado a fissare i pistilli sullo stelo in questo modo. Completo con una punta di colla. Dopo che la colla si è asciugata, vado a forare la prima sagoma e la vado ad inserire nello stelo. I primi petali li incollo un po' più chiusi, realizzando così un bocciolo. Per i miei lavori preferisco sempre la colla a caldo. Dopo aver incollato, lascio asciugare e procedo incollando la seconda sagoma. I petali successivi devono andare nello spazio di quelli precedenti. Aggiungo sempre poca colla e procedo. Sto realizzando questi fiori perché farò delle bellissime composizioni. Man mano procedo ad incollare tutte le sagome. Per fare questi fiori ho utilizzato 3 sagome realizzati da quadrati di 8 cm e 2 sagome con dei quadrati di 10 cm. Ho tagliato un cerchio a mano libera di colore verde, lo vado a piegare e vado a fare 4 piccoli taglietti e poi faccio altri 2 tagli sempre al centro. Lo vado ad aprire e vado a tagliare tutti gli angoli, realizzando così delle piccole punte. Taglio prima da un lato, giro e taglio dall'altra parte. Per modellare lo vado a chiudere. Vado a girare le punte tra le mani. Poi man mano, un petalo per volta, lo vado a girare così, dando così un movimento molto naturale. Proseguo a forare e a infilare lo stelo. Aggiungo della colla e vado a chiudere.
Ora procedo incollando le foglie. Prima di completare il fiore, vado a girare le punte dei petali verso l'interno, strofinando la gomma Eva tra le dita. In questo modo ha proprio un aspetto realistico. Ora vi mostro come incollare la prima sagoma in modo che il fiore sembra più aperto. Incollo la sagoma facendo fuoriuscire i pistilli dall'altro lato, in modo che rimangano solo le punte. E poi procedo ad incollare man mano tutte le sagome. Il video è terminato in modo semplice e veloce. Se vi è piaciuto, lasciate tanti like e condividete. Ciao e al prossimo video!